Siamo con Sergio Rebora, uno dei due curatori della mostra, e alle sue spalle l'opera in locandina, che è diventata un po' il manifesto di questa personale. Vorrei un racconto di questo lavoro in esclusiva per i nostri lettori, e in particolare anche sapere come mai avete scelto quest'opera per rappresentare la mostra. Sì, dunque il dipinto appartiene alla Galleria d'Arte Moderna di Milano ed fa parte del lascito testamentario voluto da Grubici stesso, che riteneva questo dipinto con gli altri suoi lasciati alla Galleria Milanese come uno dei più significativi della sua pittura. È datato al 1891, la data d'inizio del dipinto, perché la pittura di Grubici è una pittura che ritorna nel tempo. L'artista poi dipinge e ridipinge i suoi quadri a distanza anche di molti anni. E risale appunto al 1891 ed è l'anno in cui Grubici, dopo che si è separato dall'attività commerciale che aveva con il fratello Alberto, che rimane l'unico titolare della galleria, decide di dedicarsi esclusivamente alla pittura, e da professionista, mentre fino a quel momento l'aveva praticata da dilettante nel tempo libero. E quindi inizia a frequentare una località di montagna soprastante il Lago Maggiore, Mjazina, dove già operava il pittore Achille Tominetti, un pittore della Galleria Grubici, e inizia a lavorare su temi ispirati alla vita contadina e pastorale del luogo. Dipinge dei paesaggi molto semplici a Mjazina durante i mesi autunnali e invernali, e recuperando anche delle suggestioni dalla pittura di Millet, che è uno degli artisti francesi del realismo che aveva anche proposto come modello a Segantini e a Longoni, quando da giovani facevano parte della Galleria Grubici. È raffigurata una lavandaia verso sera, e la sera è uno dei momenti preferiti dalla pittura di Grubici, quando le luci si attenuano e i crepuscoli e poi i tramonti occupano tutto lo spazio. E la figura è descritta in maniera molto oggettiva, senza dettagli che indulgono al pittoresco, al narrativo, al racconto. Diventa quasi parte della natura stessa. E noi siamo catturati soprattutto da questa atmosfera sospesa, come un pianeta spento, e da questa luce del crepuscolo che emerge dietro questa cortina di alberi spettrali, in cui veramente si vede l'influsso della cultura figurativa giapponese, e attraverso una trama di colore raffinatissimo tra il rosa e l'azzurro, e dei riflessi di luce che danno vigore agli arbusti lineari e svettanti verso l'alto. Abbiamo voluto privilegiare questa immagine, oltre che per la sua fortissima valenza iconografica e per il suo alto livello qualitativo formale, anche per sottolineare il grande contributo che ha dato la Galleria d'Arte Moderna di Milano alla riuscita di questa mostra, attraverso generosissimi prestiti.